Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 550 like entro mezzanotte. Dai ragazzuoli, conto su di voi. Ovviamente vi ricordo anche nella intro che è un video speculatorio. Detto questo, live su Twitch oggi alle 16 e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jump. Per pronti e prontelle per andare a fare un video importantissimo che ha avuto quasi il 90% sul farlo o non farlo, ovviamente il 90% sul sì. Quindi era davvero richiesto questo video ed è: quando usciranno i personaggi più forti del gioco con una possibile data? Ovviamente ragazzuoli, ve lo dico subitissimo, preferisco in questo video non dare date proprio ufficiali, nel senso il giorno, all'ora, proprio no, non farò in questo modo, anche perché non è ufficiale, sarebbe solamente una speculazione più precisa, ma di base è sempre una speculazione, quindi è proprio inutile dare proprio a dire oh, quel giorno uscirà questo, quell'altro giorno uscirà quest'altro. No ragazzi, sicuramente non farò in questo modo, non ho mai fatto in questo modo. Ovviamente, prima di iniziare a dire del tutto, ci tengo a sottolineare che non è niente di ufficiale. Ovviamente ci baseremo ragazzi su quello che fu sul Jump, ovviamente, però potrebbe essere benissimo sconvolto come il Global ha già fatto in passato. Vedete Escanor prima della collab con Vegeta Slime, che cosa che nel Jump fu il contrario. Quindi assolutamente ragazzuoli, è una speculazione, niente di ufficiale, è quello che credo io arriverà e quando arriverà più che altro in casa Global. Io direi di iniziare subitissimo ragazzuoli. Ovviamente non parleremo di tutti i personaggi, anche se a dire il vero ragazzi parleremo più che altro solamente dei più forti. Infatti il titolo parla chiaro: quando escono, quando usciranno con me in questo titolo i personaggi più forti di Grand Cross. Ed eccoci qua ragazzi, partiamo subitissimo proprio con quello che secondo me è più vicino all'uscita, anzi con quelli che secondo me sono più vicini all'uscita. Sto parlando ovviamente ragazzi di un Escanor rosso. Escanor rosso ragazzi secondo me è veramente veramente vicino all'uscita, in quanto arrivò sul Jump dopo un po' di tempo, dal 20, insomma dopo un paio di mesetti, e portò con sé, se non mi sbaglio, forse un pochettino prima, il famoso Hawk Pass, dove per appunto c'è il ticket a fine giro, a fine Hawk Pass, perdonatemi, dove è possibile prendere Escanor verde. Quindi questo è un attimino la roba che dovrebbe arrivare. Ora non mi ricordo se arrivò in contemporanea con questo Escanor, però di base dovrebbe arrivare veramente veramente a breve. È un personaggio forte, sì, da avere sì, però vi ricordo che è coin shop e quindi di base si prende con il coin a 7 e ha scontato a 5, quindi ve lo dico tranquillamente, forte sì, però non so quanto possa valere la pena pullarci appunto perché un personaggio coin, ve lo dico tranquillamente, e fate tutto anche senza di lui, cioè proprio tranquillamente. Avete il team penetration con Lily e di Mel, vi trovate di fronte Escanor e Arthur, lo sfondate malissimo, quindi non so neanche quanto possa valere la pena pullare un personaggio come lui rispetto all'aspettare e prendere solo con i coin. Quindi questo è un attimino il mood per Escanor rosso. Continuiamo ovviamente con un altro personaggio che secondo me è veramente veramente vicino all'uscita, e sto parlando di Esta rosso ragazzi. Ovviamente insieme a lui uscirà anche l'altro Esta rossa rosso, perché comunque sono usciti insieme, quindi di base quello è il mood. Di base sono usciti insieme, quindi ragazzuoli usciranno sicuramente insieme anche sul Global. Ovviamente sta rossa è da avere, non ve lo sto neanche a dire, perché la differenza di un Escanor rosso e Black Meta, piccola cosa, Escanor rosso e sta rossa secondo me usciranno veramente a distanza ravvicinata, e si sta parlando secondo me entro un mese da oggi, insomma più o meno secondo me già li possiamo vedere in game. Probabilmente vi dico un attimino la mia, per quanto riguarda Escanor o sta rossa potrebbero esserci delle varie news. Secondo me, non questo martedì, ma quello dopo ancora, potremmo già vedere un qualcosina di interessante. Praticamente a fine celebrazione dei 100 giorni potremmo veramente vedere un qualcosa di interessante sulle news riguardante Escanor rosso e Escanor rossa verde. Quindi personaggi da avere, sì, Escanor rossa, stesso ragionamento di Escanor rosso e coin, quindi di base, questo ovviamente è il rosso, però se andiamo a prenderci il verde, è coin, quindi arriva a 10 coin e scontato va a 7. Personaggio che breaker coin meta in PvP Jump, e secondo me lo farà anche sul Global, in quanto secondo me il best team quando uscirà sarà Lilia, blu ovviamente,
il livello di Mel Blue e lui che si becca tutti con tutti gli attacchi su se stesso con il Towns, mentre Lilia toglie Gauji, la cose così, e poi ovviamente c'è Milodas che debuffa e tira le scoppiate. Quindi questo è un attimo il mood del team, ed è lo stesso team che ho utilizzato io per arrivare a 3500 punti in un meta molto più avanzato nel Giappo. Quindi questo vi fa capire quanto è forte il team che vi ho appena detto. Ovviamente in sub ci ho buttato Nescano, Runa Merlin, che di base fa sempre comodo, oppure in futuro anche King Rosso. Parlando di King Rosso, ragazzuoli, secondo me King Rosso potrebbe uscire sicuramente tra un paio di mesetti, se non tre mesetti. Lo vedo un personaggio un po' più là col tempo, forse due mesetti ci sta, ragazzi. Quindi, parlando, siamo a metà giugno, due mesetti, potrebbe uscire verso inizio agosto. Secondo me già potrebbe essere, vedendo ovviamente, ragazzi, la velocità diciamo delle patch global, ve lo dico tranquillamente, velocità delle patch global che non è affatto indifferente, nel senso una patch a settimana anche di PG grossi. Cioè, basta vedere che hanno fatto di Mel Blu, poi dopo Valenti, poi dopo Diarm Verde, poi dopo Lilia Blu, c'è 4 PG di cui 3 su 4 grosse da avere quasi obbligatoriamente. Quindi, cioè, parliamoci seriamente, il global è molto molto più speed in queste cose, ma lo sappiamo benissimo da mesi. Quindi, vedendo un attimino e basandoci su questa cosa, secondo me lui potrebbe veramente uscire tra un paio di mesetti. Personaggio anche lui da avere assolutamente, perché cambia tantissimo il PvP, ed è all PvP lui, perché la sua passiva stessa dice in PvP. Quindi ovviamente il 50% di penetration in meno è sempre in PvP, purtroppo, e basta. Poi ragazzi, continuiamo con altri personaggi che ovviamente sono in lista. Parliamo del trio di Capodanno. Parlando del trio di Capodanno, ragazzi, vedendo che siamo già a Lilia Blu e di Mel che usciranno verso novembre, possiamo dire tranquillamente che usciranno tra un mesetto e mezzo, ma forse anche questi probabilmente dopo escano resta rossa verde, secondo me, ragazzuoli. Oppure potrebbero fare prima loro e poi dopo esta rossa verde, ci potrebbe stare tantissimo. Magari fanno Escanor PG, questi qui che sto parlando ovviamente di Mel Verde, ragazzi, che espone i Crimson garantiti, ovviamente sto parlando di Jericho Blu che espone i Crici garantiti, e ovviamente poi parliamo della terza che è Liz rossa che spora i rossi garantiti. Ovviamente stiamo parlando di demoni, ragazzi. Quindi questo è un trio sicuramente da avere, un trio ovviamente incentrato sul sono quasi inutile come personaggio, però è il vestito che mi porto dietro e quello che fa sporare il demone garantito. Cosa significa? Che se voi portate quel tipo di personaggio nelle run per sporare i demoni, praticamente vi spora garantito il demone, che per appunto del personaggio. Quindi in questo caso, se porto il run di Mel Verde, mi spona garantito al 100% il Crimson. Lo stesso vale per il rosso con Elizabeth e il grigio con Jericho. Ovviamente potete prendere il loro vestito e buttarlo ad un altro, cioè magari Jericho Blu fa quasi schifo, passatemi il termine, prendo il suo vestito e lo do alla verde, che la verde è sicuramente meglio. Quindi questo è un attimino il mood. La cosa che vi consiglio io è che a me scoccia tutte le volte cambiare i vestiti, l'ho lasciato al proprietario, e tutte le volte, infatti, come vi ho fatto vedere anche nei video diciamo parecchie volte in live, ho il team per farmare veloce il red con lei, ovviamente per il grigio e ovviamente anche per il crimson. Quindi ragazzuoli, assolutamente sono team con tutti voi, tranne il possessore del vestito. E quindi ragazzuoli, anche loro secondo me sono tra i più vicini all'uscita. Parlando invece di quelli più lontani, probabilmente, ragazzi, ovviamente andiamo su Derriere, in quanto uscite Derriere, se non mi sbaglio, verso febbraio-marzo. In quanto, ragazzi, se vi ricordate, il mio primo video di Nanazio sul canale è stato proprio il puro su Derriere, ed era il 2 marzo, se non mi sbaglio, e lei era già presente in game. Quindi ve lo dico tranquillamente, era tipo a fine batch, tipo già uscita una settimana, se non mi sbaglio, e quindi possiamo affermare che lei uscì a febbraio. Febbraio, ragazzi, che potrebbe corrispondere al global verso fine agosto, settembre. Vi ripeto, vedendo che il global è molto molto più speed, mettiamola in questo modo, rispetto al Jap che è molto molto più tranquillo. Questo ovviamente si sa benissimo, e vedere, secondo me è un bene sia molto molto più tranquillo, ve lo dico tranquillamente. Comunque direi, ragazzi, che anche lei è un personaggio proprio obbligatorio, perché vi fa tutto, vi carica la storia, vi distrugge ogni tipo di demone quasi, dico, perché ovviamente c'è quello dove c'è di meglio, ovviamente, tipo il grigio e cose così. Ovviamente si può andare tranquillamente a fare il PvP e sfondare tutti, qualsiasi boss, tipo Lilia, tipo il World Boss, se non mi sbaglio anche lui, il futuro World Boss. Cioè, sono veramente tutti demoni che al suo cospetto ridono per non piangere, cioè davvero, perché lei è qualcosa di mostruosamente mostruoso. Infatti anche lei sta ridendo, ragazzi, davvero, lei è un personaggio che va preso al 100%, perché lei
ve la carria tantissimo. Ovviamente, continuando ragazzi con i PG in lista, passiamo ad uno Zeldes e uno Zalatras. Loro sono ancora qui là nel mood, e secondo me potrebbero uscire addirittura anche a ottobre, perché di base sono usciti a maggio, fine aprile maggio, se non mi sbaglio, forse maggio direttamente. E quindi è un po' dura che escano, diciamo, nel breve tempo, a meno che non scompigliano tutte anticipando cose e posticipano altre. Secondo me lui e Zeratras sono sicuramente in più in là del tempo possibile, forse di ottobre va più che bene, secondo me. Ma di base è tanto, ragazzi, perché ottobre loro vuol dire che dopo un mese mi arriva Elizabeth, e quindi si parla di Elizabeth Goddess a novembre, se loro sono ad ottobre, perché dopo di loro ci sarà Shin, e dopo Shin ci sarà Matrona con Elizabeth Goddess. Quindi di base anche Shin, se loro arrivano, mettiamo caso, inizio ottobre, lui arriverà a fine ottobre o metà ottobre, e Elizabeth Goddess arriverà a fine ottobre barra inizio novembre. Quindi ragazzuoli, non ve lo sto neanche a dire, cioè stiamo parlando ovviamente di una cosa fuori dal comune. Cioè sarebbe il primo gioco dove l'anniversario Jap non corrisponde a quello global, perché se lei mi arriva che è il PG anniversario a novembre e l'anniversario è marzo del prossimo anno, quindi capiamoci un attimino cosa potrebbero far uscire dell'anniversario, perché di base, ragazzi, parliamoci seriamente, stanno veramente speedando tutto, ma veramente speedando tutto. Basta vedere, se non mi sbaglio, un Dimmel Blue che è uscito dopo, ma forse era quel Dimmel Blue, un Escanor Verde che è uscito dopo 3 mesi dall'uscita del Jap, e sul Global è uscito dopo 1 mese e mezzo, cioè parliamoci tranquillamente. Quindi, parlando ovviamente di un'altra coppia che sicuramente una delle due è molto molto apprezzata, parliamo di Stream Mono, ragazzi, anche loro uscirono, se non mi sbaglio, a marzo, se non mi sbaglio, probabilmente quasi dopo Derieri, poco dopo Derieri. Quindi anche lei, assolutamente, ragazzuoli, potrebbe arrivare sempre poco dopo Derieri, salvo non facciano un posticipo e anticipo di cose. Anche lei, ragazzi, è un personaggio che va preso, è uno dei migliori buffer del gioco, secondo me quasi usato ovunque, cioè ma veramente tanta roba da questo personaggio. Mono al contrario suo è totalmente la bischerata vivente che potessero fare, e tranquilli perché lei arriverà con una step up, e per fortuna all'interno della step up ci sia Mono che Istin, però quella garantita al 10° step è Istin, non Mono. Questo è sicuramente un sollievo, perché di base lei fa veramente schifo, è bella ma fa cagare. Personaggi, ragazzi, che ancora devono arrivare in casa global, possiamo parlare ovviamente di un Frodrin Blue, Coin, ovviamente insieme a Mospit, nello stesso ragionamento, verso aprile, quindi possiamo già dire verso settembre, giù di lì, insomma. Galand Rosso, stesso ragionamento del Coin, quindi più o meno la siamo là. Diannes sarebbe verso novembre-dicembre, secondo me, ovviamente, ragazzi, sto andando sempre sul speriamo che sia il tutto più splittato possibile e distanziato tra di loro, però io è una visione ottimista del vedere Elizabeth Goddess a novembre, perché Elizabeth Goddess a novembre, ragazzi, è molto ottimista. C'è chi dice arriverà a agosto o a settembre, è molto ottimista come visione. Passiamo ovviamente allo Vader, ragazzi, lo Vader arrivò a aprile, se non mi sbaglio, e accompagno che porto con sé veramente tanto hype. Cioè, ragazzi, dopo Arthur Blue uscì, tutti pensammo Arthur Blue il personaggio grosso, e invece no, io stesso credevo che lui fosse il seconda settimana come Arthur, cioè che lui era il PG che regalavano nella batch della seconda settimana, praticamente facevano uguale ad Arthur, cioè una step gratis da 7 step e c'era lui garantito, quindi pensavo che lui fosse la stessa cosa di Arthur, e invece no, minimamente no. Tra l'altro non vi faccio vedere una cosa, perché se vi siete persi la live di ieri su Twitch non ve la faccio vedere, perché ci sarà un piccolo file su YouTube, la ributterò su YouTube e ci farò anche lo showcase, ragazzi, perché non ve lo faccio vedere, però comunque anche lui, ragazzi, a fine potrebbe corrispondere tranquillamente a agosto, anche settembre. Anche questa è una visione ottimistica, ragazzi, vi ripeto, salvo non mettano una batch grossa a settimana, perché sennò veramente ci vediamo lui fra 2 mesi, cioè totalmente orco. Quindi anche lui, secondo me, ragazzi, visione ottimistica a settembre, speriamo settembre, ragazzi, sia più là meglio ancora, perché vuol dire che hanno imparato ad aspettare a far uscire batch grosse, ma a prendere un po' di tempo. Quindi, ragazzuoli, spero di aver detto tutti i personaggi più o meno grossi, più che altro quelli principali, vedendo altri droll, ovviamente si entra sempre con Diane, sempre dopo Elizabeth Goddess, Zeldis Rosso lo stesso, Matone, vabbè, siamo sempre lì, più o meno come Elizabeth Goddess, altri personaggi grossi non ce ne stanno, anche perché tutti i personaggi più o meno grossi li ho sempre portati su, quindi a parte una Zanera e Jenna sono, diciamo, limited, devo farle ovviamente il prima possibile, mancano Pendant, quindi
quando lo proprio possibile, anche loro secondo me, visto uscire una San Valentino, potrebbero uscire, non dico che sono i prossimi in lista, ma un mesetto e mezzo probabile, molto molto probabile, sicuramente dopo il trio dei limiti di Capodanno, però stiamo volendo a vedere, ragazzi, perché potrebbe veramente riservarci cose brutte. Vabbè, Roxy, ragazzi, non ve lo nomino nemmeno, perché Roxy è chi la vuole solamente per un fatto estetico, perché purtroppo lei è un personaggio che è buono solamente in cave. Cioè, basta, non fa altro. E ve lo dice uno che ce l'ha 5 su 6. Comunque, ragazzuoli, per questo video è tutto. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. E mi raccomando, era tutta una speculazione, era una mia idea. È una mia idea su quando usciranno i personaggi più forti del gioco. Ovviamente, ragazzuoli, lasciate subitissimo un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente, ragazzuoli, oggi live su Twitch alle 16 in punto. E ovviamente, ragazzi, recuperate tutti gli altri video. Se potete, iscrivetevi anche quelli che trovate a destra e a sinistra. Qua al centro, fate l'iscrizione, boys, con la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ovviamente, commentate dicendomi la vostra. E attenzione, 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 perché questo video è una speculazione, ci tengo a precisarlo, perché non voglio che sia fatto passare per vero. Non è vero niente, ragazzi, è solo una mia idea e un mio prevedere il possibile futuro, mettiamola in questo modo. Quindi, niente di ufficiale, speculazione time. Grazie davvero a tutti, 550 like entro mezzanotte e let's go, boys! Ciao a tutti, raga, suoli!